Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi vado a realizzare una full face. Siamo arrivati al mese del Pride e la full face appunto è utilizzando prodotti di brand i cui owner fanno parte della LGBTQ+ community. È un video che ho visto che ha fatto Loretta l'anno scorso, l'ho trovato un'idea meravigliosa. Io ovviamente, appartenendo alla community, ho voluto assolutamente rifarlo, quindi l'ho visto da Lori, che saluto. E niente, incominciamo, ci saranno diversi brand, spero che vi faccia piacere. Sono sicuro che chi mi segue è assolutamente super iper tollerante, pro di un mondo per cui l'amore è per tutti e non ha varie distinzioni di sesso, inutile che io ribadisca questo. Quindi direi di incominciare partendo dagli occhi. Allora, applico per prima cosa il primer di NARS, perché non ho nessun primer di brand i cui owner appartengono alla mia comunità, e quindi vado ad utilizzare, vi lascerò poi magari le foto degli owner, vado ad utilizzare Artist Couture di Mac Daddy, che è un youtuber americano che poi è diventato appunto owner del brand Artist Couture, che è prettamente oltreoceano, e utilizzo dalla Supreme Nudes, comprata con Dogana, Silhouette, questa tonalità qua, per andare a scolpire un attimino il mio occhio nella parte esterna. Quindi vado applicando, forse un po' scuro, quindi uso Status Quo. Ogni volta faccio questo circo che metto prima l'uno e poi l'altro, perché sono polveri nude molto pigmentate, la trovo una palette bella completa, è difficilissima da reperire, però è più un video per il mese del Pride. E poi raga, vi devo dire assolutamente che il mese del Pride è un simbolo, ma come tutte le lotte per i diritti delle persone, delle minoranze, donne, uomini, eccetera, eccetera, le battaglie si combattono tutti i giorni, e tutti i giorni la celebrazione di queste situazioni, non solo nel nostro caso del Pride, del mese del Pride, insomma. Chiaramente, raga, non vi negherò che come ogni ricorrenza, evento, c'è sempre della speculazione. Io sono dell'idea che, e vado a prendere la palette di Indash e faccio una strisciata di questi colori qui, e sono dell'idea, ragazzi, che è vero, adesso parlo per la comunità LGBTQ, ma si estende appunto a tutte situazioni analoghe. È vero che che le persone vanno supportate durante tutto l'arco dell'anno. So che quando c'è il Pride, i brand che si svegliano con loghi, rainbow, eccetera, eccetera, quando dovrebbe essere fatto tutto l'anno e a prescindere. O comunque non strumentalizzare la cosa, ma essere veramente inclusivi nel vero senso della parola, sostenendo, nel mio mondo faccio un esempio, i creator LGBT durante tutto l'anno. Ci sono brand che lo fanno, ci sono brand che si svegliano soltanto a giugno. È sbagliatissimo, sì, da un lato, però dico, l'importante è a un certo punto che se ne parli, o comunque che i brand lo facciano, perché comunque è sempre un minimo di risonanza. Voglio guardare ogni tanto il bicchiere mezzo pieno, ecco. Quindi dico, benché sia assolutamente incoerente e mosso da approfittare di questa situazione per cavalcare l'onda e fare quelli che, almeno questo è quel che dico. Vado a prendere Engrave, sempre della Supreme. Vorrò fare una roba easy oggi, però un po' con questo twist lillino della palette di Indash, che è una palette con una media scrivenza, ma facilissima da utilizzare, perché lui è un pro makeup artist e lavorando per layers opta per polveri costruibili, però veramente una palette performante. E quindi raga, questo è quello che penso. Via il dente, via il dolore. Io questa palette, vi giuro, la amo. È super super comoda da utilizzare, veramente. Questo brand, purtroppo, sono realtà che non arriveranno mai in Italia, che non c'è per niente seguito e richiesta, ma sono veramente top. Cioè, mi dispiace, però sono top. Infatti io, se posso, anche se devo pagare la dogana, ma se qualcosa mi ispira, lo sapete che io vado lo stesso. E poi vado a concludere il mio trucco. Metto un po' di lillesco così, random. Dovete comunque ben prelevare il prodotto, perché come vi dicevo la pigmentazione è molto soft. Vado ad utilizzare i topper di Christian Demty e il brand Extralandia. E mi sa che uso Rose Gold Flavor.
questo qua. Ne sono uscite due tonalità che dovrebbero avere, perché quegli ombretti sono bellissimi, fanno una luce pazzesca, ma hanno tutti una base colore bianca e è il riflesso che gli dà dinamismo. Queste ultime due tonalità che sono uscite hanno una base colore un po' più evidente. Questa è Rose Gold e preferisco, anche se sono dei prodotti veramente top. E è proprio il finish che piace a me, super bagnato, ultra brillante e frescolino anche quando lo si applica. E vado proprio ad applicarne un piccolo strato col dito, super fresco. Comunque mi sento in un Disney, raga, non so se sentite gli uccellini cinguettare in sottofondo, ma... Come mascara vado ad utilizzare l'Hacker Mascara di Extralandia ed MT. Questo qua nero, c'è anche la versione marrone, mi piace un sacco. Ha una bellissima forma banana con una camera di contenimento al centro per il prodotto. Trovo che pettini molto bene le ciglia. E sapete che io non ho delle brutte ciglia, ma mi piace molto l'effetto. Riesco a pettinarle molto molto bene, una ad una, perché i dentini belli separati. E I really like this. Come primer uso Angel Aura di Nabla, il cui artist director è Mr. Daniel. Vabbè, Angel Aura ve ne parlo sempre, mi piace sempre. Arrivederci e grazie. Oggi, raga, devo partire. L'ho già detto in 26 video e sto facendo contenuti a manetta per lasciarvi senza video. Ho una pelle veramente messa male. In più... sono stati giorni decisivi per quella cosa che se sei sul gruppo Telegram lo sai. Ah, e questo è tutto lo stress che avevo accumulato. Per il resto della base come fondotinta uso il Close Up, sempre di Nabla. La tonalità che sto utilizzando è la L50, scalda leggermente ossidandosi. Lo trovo adatto a una pelle mista. Ah, WhatsApp web aperto. E vado a creare uno strato sottilissimo. Mi concentro più dove ho bisogno di coprenza, ovvero questa zona qua. Lascio in posa un secondo il fondotinta e lavoro il resto. Non ho voglia di fare spot concealing, anche perché non ho, forse Kevin O'Quan, ma non ho qui il suo correttore. Insomma, abbiamo leggermente mitigato il rossore. È una coprenza media questo prodotto, non full coverage. Tra l'altro ho fatto un reel dove mi preparavo per il concerto di Elodie, che hanno una base iper long lasting e levigata, e questo fondo su di me works very very nicely, cioè lavora da dio, e è sempre un piacere utilizzarlo. Un po' meno gialli, grazie. Grazie mille, grazie, grazie. Passiamo al bronzing e vado ad utilizzare lo stick di Mario Ivanovic, spero di averlo pronunciato bene. Questo qua ridotto un c***o, comprato ovviamente facendolo arrivare con le barchette dall'altra parte del mondo con dogana. Bello carico oggi. Strutture. Ah ragazzi, se l'idea del video vi piace e vi conosco bene, lasciate un emoji rainbow, perché è il caso. Certi argomenti, non solo questo ovviamente, è sempre bene parlarne, perché bisogna smetterla di rompere agli altri, ok? Bellissimo. Vedo l'ora che arrivi in Italia, Mario, perché prima o poi, cioè, me lo aspetto, no? Chissà perché ci mette così tanto i brand ad arrivare in Italia. Io proprio non capisco minimamente il perché. Se qualcuno sta a darmi una risposta, accetterei volentieri. Se seguite brand i cui owner fanno parte della comunità, scrivetemelo nei commenti. Made by Mitchell di Mitchell. Uso il colore Peach Sugar solo per dare una base. Ma ti ricordi che ci siamo fatti dare la bruciata? Là. E lo sfumo con questo pennello di MAC. Basta poco di questo prodotto, che è una base leggermente più pescato a corallo, perché poi il blush che metterò dopo è super pink e super carico, quindi almeno crea un effetto un po' più muted senza avere la sbotta rosa. Allora, questi capelli dietro mi danno fastidio, però li sto facendo crescere, quindi... Correttore uso Ivory dei Regeneration Concealer di Nabla, che abbiamo anche un effetto un po' più illuminato, visto che il fondotinta, come vi anticipavo prima, si scalda abbastanza.
cioè l'ossidazione è... c'è. Quindi almeno... tra quello e il bronzer che era bello... 6 toni in più. No, scherzo, per carità. Vado a sfumarlo velocemente. Avete per caso amici, conoscenti o fate parte della community? Qual è il vostro un ricordo bello? Cioè, vi faccio un esempio. Io ho, quando ho scoperto la mia sessualità, non ho avuto assolutamente problemi ad accettarmi. Ma avevo fatto un video pseudo a riguardo, ve lo lascio qua. E, però ho un ricordo molto bello del fatto che la mia migliore amica era omofoba. Lei era omofoba. Infatti si è ritrovata il migliore amico e la migliore amica omosessuali. Morto. E ovviamente l'amore, l'amicizia mi hanno fatto assolutamente cambiare idea. Tant'è che ora lei si butterebbe in un fosso per me, giustamente. E io per lei. E quindi questo è un bel ricordo, perché è stata proprio la prima esperienza. Io già non ho fatto fatica ad accettarmi, perché hey, se non ti vuoi bere tu stai fresco. Però è stata proprio la prima esperienza che mi ha fatto capire, raga, se le persone hanno voglia di sentire e non hanno paura e pregiudizi, non c'è niente che non vada. Non voglio fare un video troppo su questo tema perché non voglio fare retorica. Preferisco solo truccarmi. Comunque, ora metto il Freckle Maker di Nabla per le lentiggini, che sono top fatte in questa fase perché non si è ancora fissato con la cipria. Quindi questo è un prodotto super, iper, ultra long lasting. E quindi si asciuga subito. Facendo così sulla base un po' più cremosa, si sfuma prima e l'effetto poi risulta più natural. Comunque, non so dalla camera, ma questo Ivory ha illuminato molto bene. Vado anche sul brufolazzo, perché fare le lentiggini o simulare i nei quando si hanno dei brufoli grossi è un buono stratagemma. Molto molto buono. Come powder vado ad utilizzare Dragon Beauty e utilizzo la Translucent Invisible. Mi sono assicurato di aver tolto le pieghette. Al meglio che potessi fare, e la vado a usare. E vado col powder puff. Molto bella questa cipria. Non è la più sottile, but fa un ottimo lavoro secondo me. La tonalità è un po' carne. Letteralmente, pelle umana, insomma, beige, ma con una buona percentuale di rosa. Però non è rosa, just saying. E devo dire, raga, che i pori sono andati. Cosa dite? Un po' spento il giallo, né? Ora, molto bene, molto molto bene, andiamo con il bronzer. Sì, lo so, vi aspettate one size, ma no. Perché usiamo Mario. Ma Patrick Ta? Vabbè, l'ho messo nell'altro video comunque anche lui. Vabbè. Mario, uso il bronzer, anche lui fatto arrivare da Honolulu, un po' scuro, light medium. Forse era giusta light per me. Quindi vado con un pennello a fiamma, questo è di MAC ed è il 13137S, che è un fiammello proprio impossible fare macchia. Polvero e spiumeggio come lo spiumino della sigaretta. Ho fatto un misto fra sigaretta e sirena. No, in realtà volevo dire Belle la Bestia. Non so perché ho detto sigaretta, ma ho pensato alla sirenetta. Comunque, vabbè, lasciatemi in pace. Io sono esaurito, raga. Poi quando vi dirò, saprete perché. Un povero cristiano. No, scherzo, niente di che. Sono cose belle. Le cose belle sono sempre difficili, raga. And that's it. Comunque questo pennello per la stesura del bronzer è meraviglioso. Veramente, cioè fa lui, via anche nei capelli tutti. Fa lui, è super comodo. E prelevate la giusta quantità di prodotto e lo sfuma in maniera eccelsa. Voi direte, ma ti puoi mettere una fascetta? Raga, avete ragione, ma ormai mi sono seduto e ho iniziato senza. E concluderemo without. Fammi dare nata. Bella schiaffeggiata. Bene, devo dire che Super Slay mi piace tutto moltissimo. Andiamo col blush e voglio utilizzare questo qua di Kimchi. Volevo prendere anche qualcosa di Trixie Mattel, ma onestamente raga, mi sembra che si assomiglino un po'. Prendo questo bellissimo blush, colorazione CK04, cercando di prendere solo questo baby pink. È iper pigmentato,
Quindi faccio proprio finta di prenderlo e voglio un... Vabbè, ma chi se ne è così bello? E uso questo pennello di Make Up by Ariel per Morphe L'M Sorry, A22. E vado così. E l'eccesso lo spolvero fin qui. Oh, cosa ho fatto? E poi lo trascino un po' su col residuo. Leggermente. Questo secondo me, se amate i rosa e vi abbronzate barra volete fare i mischioni per ottenere un effetto un po' più saturo e corallo, perché non vi fidate di prendere i baby pink, perché anch'io vi dico, rega, che i baby pink sono bellissimi ma non stanno bene a tutti. Cioè il baby pink sta molto bene sulla pelle molto chiara. Con questo fate un mischio e sta sicuro che vi funziona. Chissà com'è venuto. E illuminante. Vado un attimo col fixer di One Size, finalmente, il mio amatissimo One Size, e uso l'illuminante Golden di Make Up by Mario. Pochissimo perché è iper bagnato, ma veramente accecante. Oddio, ho paura. È bellissima la texture di questo illuminante. Vedete? Super power. Anche troppo. Qui devo stare attento a non andare sul brufolo. Sa va? Allora, posso dire, pazzesco sotto l'occhio. Ho messo sempre di Extralandia 08 Galactic Flavor. Bellissimo. Veramente un colore pazzesco. Ci sta benissimo. Mi piace che faccia questo effetto lacrima. Veramente molto bello. Lo adoro. Ahimè, per le sopracciglia usiamo questo qua di Patrick Ta per non fare torta a nessuno, che odio. Cioè, raga, ma che schifo è? No, non si vede in camera, ma ho fatto un filo tipo quelli delle bolle di sapone. Non mi piace, ma va bene, Patrizio. Per te lo facciamo. Oh mio, questo sbrodolamento. Sicuramente tiene, eh. Mamma mia, non voglio questi fili. Voglio usare la colla a caldo. Oddio, magari è colla a caldo, raga. Devo anche stendere una lavatrice. Bello, mi piace moltissimo, veramente. Ero venuto qui per fare qualcosa. Matita labbra, Patrick Ta. Non so se starà bene, però onestamente che mi venga in mente per non usare sempre Nabla. She's strong. Bellissime queste matite. Luxo puro. Vabbè, dai. Beh, non sta malissimo, ma ora uso il gloss di Niki Tutorials, Queen, ormai non fa più YouTube, che brutto, del resto. Bellissimo questo qua, si chiama Spilled Juice Lip Gloss nella tonalità, non vedo, un ca. Pinky Promise, sempre lui, uno ne ho. Bellissimo, raga. Mamma mia. Stupendo. Mi piace tantissimo. In combo con le matite nude rosa, un po' scurette, è pazzesco. Tipo con Nude O'Clock di Clio, ogni volta che lo metto mi fate esplodere i DM, è bellissimo. Ma perché crea proprio questo vibe di lattice? Bene, signore e signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi tenevo a portare questo contenuto perché ovviamente lo sento molto. Manco a dirlo. E nulla, io in generale non ho voluto rendere questo contenuto divulgatorio, sensibilizzante, perché ne farò altri su Instagram con dei brand che mi supporteranno e sono molto contento. Sono molto contento di lavorare con i brand che supportano content creator e realtà di minoranze discriminate, perché penso che i passi vadano fatti tutti i giorni, non solo questo mese. Però tuttavia, come dicevo prima, non sono uno che disdegna le cose. Alla fine è meglio fare che non fare. E io voglio cercare di vivere nella positività senza stare col coltello in mano pronto a... Anche se ovviamente è palese che le cose vengono fatte il mese del Pride per... Però rega, alla fine, secondo me, almeno si fanno. Nulla, vorrei concludere il video dicendo un augurio, ma onestamente è un periodo e non credo che vivrò abbastanza per vedere la situazione migliorata. Me ne rendo conto tutti i giorni, aprendo solo i commenti bloccati di YouTube, che YouTube blocca a prescindere per sensibilizzazione e parole offensive che io blocco. E non lo so, a volte ho voglia di credere, a volte ho voglia di sperare, a volte... nel mio mondo ideale
e nel mondo che vorrei conta l'amore e basta, però mi rendo conto che non è così per tutti e che secondo ancora alcune persone ci sono amori di serie A o di serie B, però è un peccato perché comunque l'amore è un sentimento bellissimo e universale che secondo me meritano di provare tutti una volta nella vita. Io sono molto fortunato di poter dire di star vivendo il mio amore e concretizzarlo in una casa. Gliel'ho detto. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate l'emoji rainbow. Grazie a tutti per essere come siete, per essere la community sensibili che siete. Io vi voglio un sacco di bene, ci vediamo nel prossimo video.